Andrà tutto bene, puntata numero 365. Oggi è giovedì 10 luglio 2020 e sono le 17:16. Buon pomeriggio da Gioacchino Onorati e da Palermo, mercato Vucciria, Antonella Betti. Ciao Ciao Antonella. Gioacchino, un buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sono al mercato, zona mercato Vucciria, questo è il quartiere tipico di Palermo, come puoi vedere. E sono in mezzo a questo bellissimo vicolo dove ti voglio presentare Vincenzo alla Vucciria. Eccolo Allora, qui. da Vincenzo alla Lucilia, pannelle, crociere, arancini, stigiola, quantità della Parmigiana. Ciao, ciao Vincenzo. Con il primo cuoco che è Tony, il secondo è Peppe. Mangi cibo da strada palermitano buono da morire, Gioacchino. Devo dire che è un'ottima zona dove mangiare. Poi chiaramente è nel centro, è a pochi metri di distanza dal Teatro Massimo a Piazza Verdi, vicino a Via Roma e vicino a Corso Vittorio Emanuele, quindi insomma abbastanza centrale. Piazza Marina è vicino, per cui insomma è tutto facilmente raggiungibile. Io voglio far sì che i telespettatori possano vedere meglio che cosa c'è, vedi la loro cucina a vista, tu quello che vuoi ordini. Lui è Vincenzo che vi spiega da quanto ha aperto questo street food palermitano e da come nasce l'idea proprio di questo street food palermitano, tutta cucina palermitana. Soprattutto made in Sicilia, compriamo qui nelle stradine e per come siamo il cocco. Scusami, scusami Antonella, avvicina il microfono a lui, altrimenti non lo sentiamo. E se può ripetere tutto. Siamo tutti ragazzi, facciamo made in Fuciria, dal mandare al personale. Compriamo le stradine, frutti, vendo il carne se vicino, cotto e mangiato sempre fresco. Dalla carne alla verdura, niente pesce, ma tutto fresco però. Quindi in poche parole, Gioacchino, praticamente è cibo low cost, capisci? Comprano nei mercati qua vicino, No, nel mercato proprio della nel mercato Vucciria. della Vucciria di qua, e ti servono tutto quanto. Io ti faccio vedere questo cibo che Peppe sta cucinando, nello specifico per i telespettatori, qual Questi è? qua è, a catena la chiamano mangi e bevi, ma io qua a Parma Vucciria ho creato la stigliola di maiale. Sarebbe la puntina, anziché della pancetta, la puntina è più carnosa, avvolta nella cipolla scalogna, fatta alla griglia, a pezzettini, sale, Sale. pepe e limone. A Si mangia con le quantità, mani. e si mangia Con le mani. rigorosamente con le mani. Ah. Mangiarlo con la forchettina è Poi ci illegale. sono le Adesso panelle, le panelle. prepariamo. Le panelle. Come ripetiamo, li compriamo qua al mercato della Vucciria, fresche. Le panelle comprate al mercato. No, devo dire, Gioacchino, che è un. E adesso già sono pronte. Come ti nasce questa idea, Vincenzo? Nascere proprio da fare una cosa diversa, una cosa del nostro territorio. Volevi fare una cosa diversa, Anziché Peppe. i ragazzi vi prendere altre vie, noi cerchiamo di dargli la via del lavoro, di farli ambientare nella via del lavoro e del sacrificio. Vivendo nel riprendere la giornata. Vorrei un attimino che Vincenzo ci raccontasse qual è il suo percorso di vita. Lo vedo che è giovanissimo, però un bel percorso Sì, sicuramente l'avrà fatto. io lavoravo prima con papà, nell'azienda di famiglia. Ho deciso di fare la mia vita per dare un cambiamento. E crearmi da solo, facendo sacrifici e lavorando solamente, anche magari 20 ore al giorno, perché il lavoro è tutto. Che mi ha consolato, papà? Mio papà hanno scarpe di Roma, sacco le calzature, ha da oltre 50 anni che siamo sulle scarpe, però Visto? Un giovane ragazzo di 27 anni che si è messo in proprio, ha lasciato la bravissimo. strada certa, non ha scelto l'illegalità e si è Per fare messo un in futuro lui proprio. stesso, da solo. Quindi, come? Adesso vi faccio io una domanda. In tempi di Covid, che voi, grazie a Dio, non siete stati colpiti, ma perché noi italiani dovremmo venire a Palermo in vacanza? Cioè, che cosa offre di più? E oltre alla La temperatura, cultura. la temperatura che sconfigge il Covid, punto 1. Punto 2, per il benedire del mangiare che abbiamo qui, Dopo la anelle, facciamo vedere, adesso crocchè, dopo facciamo. Palermo è tutto.
c'è il sole, c'è il mare, c'è le montagne. È Santa Rosalia. E si mangia bene e con poco. C'è Santa Rosalia che guarda tutto e protegge tutti. Viva Palermo e via Santa Rosalia. Aspetta, ti faccio vedere le pietanze che Tony e Peppe hanno preparato. Dunque, nello specifico, sta tagliando Peppe questa rivisitazione del mangia e bevi catanese, sì. Le panelle e le crocchette. Guarda che bello. Perché non l'amico nostro? Gioacchino onorario. Gioacchino, guarda che bello, Gioacchino. Buonasera. Ciao, Dio, vuole costare? Gioacchino, guarda che bella. Magnifico, non ho parole. Sai, Antonella, guarda, c'è un'altra persona che sta assaggiando. Com'è? Buono, dice. Io assaggio anche. Prego, madame. Antonella, se mi permetti, c'è un altro ingrediente tipico di Palermo, della vucciria, che è l'assenza di distanziamento sociale. Ci si sente tutti vicini. Bravissimo. È vero? Ecco, ci si sente più fratelli. La carne azzurra è con centro sociale. Non c'è banchiere, non c'è disoccupato, c'è tutta un'unica cosa. Ecco. Guarda, devo dire che io sono arrivata qui ormai da 5 giorni e ci hanno portato da Vincenzino alla Vucciria, che è la persona che dove stiamo pernottando. E la prima cosa che io ho detto, che a me non interessano i ristoranti sofisticati, con tutto il rispetto, ma voglio andare al cuore proprio delle stradine, dei vicoli e di tutto questo. E quindi siamo arrivati qua con una tavolata di 9-10 persone e ho visto tutti i ragazzi che hanno scelto di mettersi in proprio. Ed è una cosa meravigliosa questa, in modo tale che... scegliamo italiano, no? Cioè, questi sono tutti ragazzi giovanissimi, come tu hai ben visto, hanno fatto tantissime di queste cose, ma l'ideatore è lui, cioè comunque sia, lasciare in questo periodo, poi lui è anche papà. Quanto la bambina di 7 mesi. Di 7 mesi, quindi voglio dire, è papà di 7 mesi che ha lasciato l'incerto per l'incerto per l'incerto. E questo è bellissimo, quindi io invito tutte le persone che ci seguono, venite a Palermo, a Vucciria, venite da Vincenzo. Okay? Vincenzo, come si chiama la tua bambina? Come si chiama la tua bambina? Maria. Maria? Allora un abbraccio fortissimo a Maria, un incoraggiamento straordinario, perché la vita è meravigliosa, la dovrà vivere tutta. E poi soprattutto con un papà e con una mamma, come papà come te, con la sua splendida mamma. Senti, stavo dicendo... Per i telespettatori che vogliono venire a Palermo, adesso faccio dire i canali ufficiali per mettersi in contatto con Vincenzo, per chiamare, per prenotazioni e quant'altro, perché so che tu hai una pagina Facebook e anche Instagram. Da Vincenzo alla Vucciria. Allora, da Vincenzo alla Vucciria, discesa Maccheronai 26, 90 133 Palermo, ripetiamolo, discesa Maccheronai 26. Da Vincenzo alla Vucciria, street food palermitano. Solo palermitano, però se tu c'hai bisogno, che ne so, di qualche cosa di più, lui ti fa trovare anche quello che c'è bisogno, perché ti cucinano al momento, quindi girano per i vicoletti del mercato e quello che il cliente vuole, cioè riesce a... Ogni richiesta è un obbligo. Guarda, ti faccio vedere anche come sono dislocati, c'è un'altra... come sono dislocati i tavolini, vedi? Ed è lì, prosegui nel vicolo e qua c'hai la Vucciria con Vincenzo, con le loro pietanze. Ma ti devo dire, è un ambiente molto familiare dove ti puoi rilassare, puoi fare tantissime cose. Quindi questo viaggio enogastronomico, culturale anche, sulle strisce di vite strappate, perché insomma alla fine siamo qua per le testimonianze di quello che ho fatto, ci ha portato e a livello sociale e a livello giornalistico a riqualificare la Sicilia come terra, soprattutto, che crea un'alternativa. Quindi venite in Sicilia. Antonella, voglio chiedere, voglio fare una domanda a Vincenzo, anche a Tony, anche a Peppe, cioè come hanno vissuto il periodo di maggiore crisi, di maggiore emergenza sanitaria, quando sono stati costretti a tenere chiuso, se hanno avuto
problemi anche di tipo psicologico, perché avendo una bambina piccola non è facile, no? Ho tenuto duro grazie ai miei genitori che mi hanno anche nel suo piccolo sostenuto. Cerchiamo di tenere il più duro possibile e non pensare al domani, al passato, e pensare al domani e essere più fiduciosi e coraggiosi e non pensare a quello che c'era prima del coronavirus, perché siamo post-guerra e quando c'è la guerra usciamo tutti sconfitti. Tony, tu come Peppe, tu hai vissuto il periodo del Covid? Lo stesso, a casa, con la famiglia, sempre con lui, ero anche nel Covid. Stavamo sempre assieme, sempre qua, scendevamo per pulire, Ma da sistemare, quanto vi tenere sempre. conoscete? Mettete vicini Peppe, Da un anno. da un anno? Da un anno. Era mio cliente. A quanti casi ci avete avuto voi di Covid qua a Palermo? Pochi. Pochi? Sì, ma pochi. Però ha chiuso sempre tutto, hanno chiuso. Vabbè. Però il Covid è una guerra dei ricchi. Cioè nelle farmacie c'è un giro di soldi incredibile. Adesso uso solo un business. Beh, però l'importante, vedi, è che nonostante la pandemia c'è la voglia di E dopo, come ricominciare. si dice a Palermo, non ci, un cinè Covid, un cinè Covid. E poi un'altra cosa, Antonella, no? Dimmi. Vedi quanto impegno, quanta passione, quanta gioia hanno nello svolgere il proprio lavoro. Sì. Se noi avessimo un'organizzazione regionale, comunale, statale che fosse meno impositiva, no? Non staremmo neppure a elemosinare chissà che cosa, vero? E potremmo stare tutti più tranquilli senza aspettare i 600 euro, i 400, i Lei vari sta mangiando redditi la sogna. improponibili. Lei sta mangiando, al momento sogna. Sta Al momento sogna. mangiando, non ci sta con la testa. Gioacchino, ti devo dire la verità. È tutto locale. Cioè, nonostante tutto quanto, qui trovi veramente la qualità. E c'è gente che, per esempio, adesso ha riaperto la macelleria di fronte alla Vucciria, che prima era chiusa nei giorni scorsi. Il Covid qua ha fatto meno paura rispetto ai danni che ha fatto a noi o al nord Italia. E quindi comunque sia, vedi anche più gente, capisci? Fanno passeggiate, vanno al Sì. mare, cioè comunque sia mi rendo conto che l'isolamento l'abbiano vissuto anche loro perché erano a disposizione nazionale. Però gli ha fatto meno paura, perché la gente, cioè, diverse persone io l'ho... Però ricorderai anche, Antonella, ricorderai anche che, come dire, secondo informazioni che si ritenevano confidenziali, sembrava che a Palermo stesse accadendo il peggio, e cioè che delle persone poco abbienti avrebbero addirittura assaltato i supermercati. Ricorderai Sì, questo? sicuramente lo prenderò, però non sono le testimonianze che io sto raccogliendo qua, quindi per fortuna possiamo dare una notizia migliore, diciamo una nota positiva per tutte le persone che magari avevano in mente di venire in questa estate anomala, stile Covid, di voler venire, scegliere italiano e mangiare italiano, insomma. Quindi per fortuna le testimonianze di qua loro usano sempre i gel, la distanza, ma le mascherine no, perché c'è meno ansia, cioè qui l'hanno vissuta più come una guerra batteriologica, non un mostro come per noi che ha falciato Sì. vittime su vittime. Quindi il senso di questa mia diretta oggi è sponsorizzare la Sicilia e far sì che il turismo riparta, insomma, potete venire tranquillamente in Grazie Sicilia. Antonella. Allora, un caro saluto a Vincenzo, un caro saluto a Tony, un caro saluto a Peppe. Ricordiamo, da Vincenzo alla Vucciria, discesa Maccheronai 26 90 103 Palermo. C'è anche il CAP. Quindi nessuno potrà mancare. Grazie, Ringrazio grazie Gioacchino, un Antonella. bacio a tutti gli telespettatori, grazie a tutti.